Eccoci con il nostro appuntamento settimanale, il fatto di Marcotti con scenari economici e politici, naturalmente dei focus in particolare che ci riportano sempre all'analisi della crescita del nostro paese, ovviamente in ottica futura, con previsioni che insomma analizziamo di volta in volta e lo faccio sempre con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, bentrovato anche per questa settimana. Grazie Manuela e come di consueto un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto ti faccio prima una domanda molto generale per poi svelare l'argomento di questa puntata, Giancarlo. Beh, è una settimana importante per i mercati nel senso che ci sarà la BCE, la Banca Centrale Europea, che dirà la sua sul futuro della politica monetaria, che poi di contro, anzi di contro, di riflesso si va a riversare su quella che è anche l'economia reale, visto che poi parleremo di previsioni economiche. È vero, Manuela, però ti faccio riflettere su un fatto. Quante volte abbiamo detto che era importante quello che ci avrebbe detto la BCE o anche la Fed, e poi dopo, alla fine, insomma, non ci sono state grosse novità. Quindi presumo che anche per questa volta, anche se naturalmente più passa il tempo e più chiaramente qualche cosa di diverso rispetto a quello che sta accadendo oramai da anni deve accadere, insomma, perché i vari paesi europei cominciano ad avere dei tassi di inflazione estremamente diversi tra di loro. Quindi questo porta ancora a scostamenti tra le varie economie sempre maggiori. Quindi la BCE va sempre più in difficoltà, cioè faccio, per essere chiaro, un esempio banale. Scoppia il Covid, è chiaro, a quel punto lì lasciamo a perdere tutte le politiche restrittive perché è scoppiata una bomba atomica e dobbiamo limitare i danni. Perfetto. Adesso sono quasi passati 2 anni e in questi 2 anni le economie dei vari paesi europei si sono comportate in maniera diversa. Quindi per la BCE torna a essere, insomma, un po' imbarazzante prendere certe posizioni perché accontenti qualcuno e scontenti degli altri. Mentre fino a poco tempo fa tutte le decisioni della BCE potevano essere così concordate tra tutti i vari paesi, adesso facciamo il solito esempio della Germania, ma insomma non solo la Germania, vediamo con le dimissioni di Weidmann cosa accadrà in futuro, insomma. Quindi Certo. Non mi aspetto grandi novità per concludere questo mio primo intervento, non mi aspetto grandi novità, però prima o poi novità dovranno esserci per forza. Vabbè, ah per forza, sì, peraltro, insomma, sono anche necessarie, no? Dei cambi proprio di passo delle banche centrali, proprio perché i mercati devono sostenersi da soli e quindi di conseguenza hanno bisogno di altri interventi, non solo quello della Banca Centrale Europea. Ne abbiamo parlato in vari modi, cioè mi riferisco agli interventi dei governi, dei singoli governi. E poi, insomma, l'argomento di oggi che sveliamo sempre tra un po', perché prima ti faccio un'altra domanda che peraltro ci porterà direttamente lì, ci farà ancora di più dire che in effetti, visto che tu hai detto la Banca Centrale Europea rischia sempre di scontentare qualcuno, no? Perché poi la situazione in Europa è variegata, quindi i paesi sono diversi tra di loro. E l'argomento di oggi ci porterà proprio a valutare anche delle situazioni assolutamente opposte che si verificano in Europa, proprio stando a sottolineare come le economie poi vadano un po' in modo, cioè, anzi senza un po', in modo autonomo. Prima ti volevo far commentare il rating dell'agenzia appunto di rating S&P che ha alzato l'outlook sull'Italia, quindi da positivo siamo arrivati a stabile. La parola stabilità, insomma, significa tante cose, è di più, no? Rispetto a positivo, perché significa che abbiamo raggiunto una certa stabilità. E questo è da associare agli interventi del governo Draghi. Sei d'accordo su questo? Insomma, Manu, non so, io non avevo ancora conosciuto persone che facessero dei miracoli e non penso che ne esistano al mondo. Quindi,
Questi che sembrano miracoli di Draghi, temo più che siano miracoli appunto delle agenzie di rating oppure delle banche centrali, Ecco, oppure. scusami Giancarlo, diciamo che queste sono proiezioni, poi bisognerà verificare, cioè dovrà essere confermato, però diciamo che l'outlook è stato alzato, quindi su quello non ci piove, prego. Permettimi però, forse Sì. magari sono più chiaro. Una No, no. volta se presentavamo la legge di bilancio con 5 minuti di ritardo, venivamo bacchettati dall'Europa. Oggi la presenteremo con giorni di ritardo e nessuno ci dice nulla. Non so cosa possa aver fatto Draghi in questi ultimi 8 mesi, ma non mi sembra, guardandomi in giro, che abbia fatto dei miracoli. Eppure le agenzie di rating migliorano il loro rating appunto sull'Italia. A me sembra più che ci sia cambiato il vento nella comunicazione più che nei fatti. Cioè, se queste cose le faceva Conte erano negative, le fa Draghi e vanno benissimo, anzi, per fortuna che c'è Draghi, insomma, io tutto questo ottimismo dell'economia italiana non lo vedo. Vedo invece un ottimismo, beh, come viene raccontata, quello sì, viene La raccontata. narrativa, diciamo così, della crescita italiana. No, no, sicuramente poi purtroppo mancano, lo diciamo ogni settimana, mancano dei pezzi per credere davvero, no, che stiamo andando effettivamente in quella direzione. La settimana scorsa, non a caso, abbiamo parlato delle previsioni sul PIL, oltre le attese, più 6%, che per carità, cioè se dovessero confermarsi saremmo tutti contenti, credo, no? Però insomma, forse è ancora un po' presto. Cioè nel 2021, peraltro, più 6% e poi più 4% e qualcosina di più nel 2022. Allora, perché ho fatto tutta questa bella premessa? Perché in realtà, tac, andiamo a rompere un po' le uova nel paniere, caro Giancarlo, e vediamo subito anche attraverso la grafica l'argomento di oggi. Ed è un tema su cui io mi sto un attimino concentrando, perché quando ho letto questo è generico, ma dico subito il dato che mi ha lasciata, no? Un po' basita, è che nel 1990, parliamo di stipendi, cioè quindi tutto sale tranne gli stipendi, in Italia si guadagnava più di oggi. 1990, c'è stata una crescita degli stipendi dal 1990 al 2010, se non ricordo male, poi invece siamo tornati indietro. E altro elemento che ci riporta a quello che tu mi dicevi poco fa, cioè della diversità tra i paesi europei, è l'unico paese dell'Unione Europea, l'Italia, in cui il salario medio, naturalmente parliamo di salario medio, non è aumentato. Addirittura in un paese come la Grecia, perché dico la Grecia perché ovviamente è purtroppo il punto di riferimento in negativo dei paesi dell'Eurozona, seppur che ha un debito pubblico altissimo, quindi comunque insomma può essere associato anche all'Italia da questo punto di vista, però insomma lo stipendio è leggermente aumentato, cioè solo in Italia praticamente non abbiamo aumentato i nostri salari. Partiamo da qui, insomma, come possiamo crescere con questa situazione? Manuela, hai toccato un argomento che a me sta particolarmente a cuore. Ovviamente i miei ascoltatori diranno che insomma, mi hai offerto delle caramelle perché a me parlare di queste sono insomma, i miei argomenti. Io l'avevo, vabbè, è brutto dirlo, io l'avevo detto anni fa, però insomma, i miei video sono ancora su YouTube, i miei articoli che scrivevo prima dei video sono ancora sul sito di Finanza in Chiaro, quindi chiunque li può andare a vedere. Ma le mie previsioni erano, permettetemi, banali, cioè noi dal 1960 e rotti, ma comunque insomma ancora negli anni 60, abbiamo cominciato noi Italia nei confronti della Germania ad avere una valuta sempre, una moneta, la nostra lira, sempre più svalutata nei confronti del marco. E questo però ci ha permesso comunque di crescere, anzi forse è stato il motivo principale perché comunque crescevamo, avere questa moneta che, ripeto, rispetto al marco si svalutava costantemente anno dopo anno. Se uno va a vedere il tasso di svalutazione della moneta italiana o di rivalutazione del marco rispetto alla lira, perché
magari diciamolo così, che così lo mettiamo in una maniera un po' più positiva, perché svalutare sembra brutto, no? Il tasso di rivalutazione del marco nei confronti della lira è stato praticamente costante dalla fine degli anni 60 fino al 1998. 1 gennaio 1999. Perché? Cosa succede in quel momento? Perché in quel momento ovviamente viene fissato il cambio, che io continuo a ripetere, più del cambio lira euro, che sappiamo tutti 1936,27, ma che ci manda fuori strada, perché l'euro prima non esisteva, quindi è un cambio nuovo, non lo possiamo raffrontare. Dobbiamo andare a vedere il cambio lira marco. Ed era 990, quindi noi al 31 di dicembre del 1998, 1 gennaio 1999, abbiamo fissato il cambio della nostra moneta con il marco a 990 lire, e da lì non ci siamo più. Noi siamo passati fammi fare i calcoli, dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90, in 30 anni. Più o meno da 150 lire, che era il cambio del marco negli anni 60, all'inizio degli anni 60, da 150 lire è passato a 990 lire nel corso di quei 30 anni. E a quel momento è stato fissato a 990 lire, non è più salito. Ora, la differenza tra l'economia tedesca e l'economia italiana, nella realtà invece, ha continuato anche dopo il 1998. Quindi, dove è andata a scaricarsi quella differenza? È andata a scaricarsi sui salari, ma era Certo, evidente, cioè non certo. c'era possibilità altra. Se noi toglievamo alla lira la possibilità di svalutarsi nei confronti del marco, o al marco la possibilità di rivalutarsi intorno alla lira, o diventavamo tedeschi, ecco, l'altra possibilità che avevamo era che l'Italia si trasformasse nella Germania. Adesso non voglio essere frainteso, ma che Lecce diventasse Dortmund e che Catania diventasse Francoforte. Avevamo questa possibilità, per non arrivare al punto dove siamo adesso, cioè che l'Italia diventasse improvvisamente, che ne so, come la Germania o la Svizzera o cosa. Non era possibile, Beh, a livello vediamo. strutturale proprio era impossibile, cioè è come dire che, non so, io devo diventare Giancarlo Marcotti e Giancarlo Marcotti deve diventare me, cioè proprio strutturalmente è impossibile, È successo una no? cosa del genere per alcuni anni nel dopoguerra, in cui partivamo da situazioni ovviamente disastrose, ma ancora di più la Germania di noi, nel senso che sì, anche noi Appunto, appunto. avevamo una situazione, insomma, che la liberazione fosse avvenuta così, insomma, è avvenuta anche con delle bombe, quindi anche noi avevamo distruzioni varie, però la Germania era rasa al suolo. Comunque, per i primi anni, diciamo, senz'altro fino a tutti gli anni 50, primissimi anni 60, abbiamo avuto tassi di crescita simili a quelli della Germania. Ed infatti in quegli anni lì il cambio tra lira e marco è rimasto pressoché invariato intorno alle 150 lire. E poi dopo, dalla seconda metà degli anni 60, insomma, sappiamo cosa è successo in Italia dopo. Insomma, dal 68 in poi, in particolare, ma insomma, e lì è cambiato tutto. La nostra valuta ha cominciato, alla nostra, sì, valuta nella nostra moneta ha cominciato a svalutarsi, e così via. Quando è stato imposto il cambio, abbiamo dovuto, per forza, per rimanere all'interno dell'euro, svalutare il lavoro. Anziché svalutare la moneta, svalutiamo il lavoro, e questi sono i risultati. Quindi, allora, Giancarlo, ovviamente nel periodo della pandemia la situazione è peggiorata, però mi verrebbe da dire in modo non assolutamente provocatorio, ma molto, molto di narrazione, per così dire, della situazione, non è che possiamo stupirci oggi di sentire questo. Cioè, io mi sono stupita quando ho letto 1990, perché chiaramente non pensavo dovessimo tornare indietro di così tanto tempo per andare a vedere quando la situazione nostra a livello di salari era più rosea, diciamo così. Però
Però, appunto, quante volte abbiamo sentito dire pre-pandemia, perché poi, appunto, no, non vorrei sentire qualcuno che dà la colpa alla pandemia, che a livello di stipendi l'Italia aveva gli stipendi più bassi di tutta Europa. Questo era un po' un ritornello che cantavamo tutti, no? Forse, però, non era stato mai preso in considerazione in modo così netto. Cioè, oggi invece si cominciano a fare i conti un po' più in modo specifico, anche perché con la pandemia, appunto, non però per la pandemia, anche perché con la pandemia la situazione si è aggravata, era inevitabile. Cioè, no? È per questo che poi quando Giancarlo è tutto, sempre io lo dico, sempre collegato, quando si parla di un'Italia che potrebbe crescere più velocemente di una Germania, adesso fa, sì, però la situazione di partenza è ben diversa, cioè l'Italia parte, non parte dallo stesso punto di start della Germania, ma molto indietro e soprattutto con tante zavorre, pesanti sulle spalle, ecco, bisogna però specificarlo. Assolutamente, giustamente, ma d'altronde, Manuela, basterebbe guardare i grafici dei due indici principali di borsa. Insomma, uno vede l'indice italiano e oggi, che è Ha risalito pure raggiunto i dei massimi, minimi, ha peraltro, raggiunto esatto. i massimi, ma se noi andiamo a vedere i massimi assoluti, siamo alla metà, cioè siamo al 50%, siamo. O quasi, insomma, i massimi assoluti del nostro indice di riferimento, l'S&P MIB, insomma, il FTSE MIB, quello che chiamiamo adesso il FTSE MIB, ma se noi è vero che il FTSE MIB è nato in un certo, ma prima lo Standard & Poor's MIB, l'S&P MIB, era lo stesso indice, no? Ha solo praticamente cambiato nome perché poi dopo viene calcolato una tassa. Quindi noi possiamo andare a vedere a ritroso. E se torniamo a ritroso, appunto, troviamo quella cosa che anni fa, diversi anni fa, il nostro indice di borsa è naturalmente calcolato facendo il ricalcolo, era molto più elevato di quanto non fosse adesso. Invece la Germania, cioè l'indice DAX tedesco, è proprio in questi momenti sui massimi assoluti. Quindi hai perfettamente ragione, la situazione è molto differente, è molto differente. Qua, concludo sulla questione degli Sì, stipendi perché certo. stamattina ho letto solo il titolo, poi andrò a leggere tutto l'articolo, ma insomma i titoli sono fatti anche un po' per catturare l'attenzione. 5 euro all'ora per fare il vigilante, eccetera. Purtroppo è questa la situazione, cioè siamo arrivati a pagare 5 euro l'ora, Lo il so, lavoratore. questo è anche il motivo per cui, visto che siamo anche in periodo di concorsi pubblici, sembra che l'italiano preferisca sempre il posto fisso, ma secondo me non è perché vogliamo il posto fisso, è perché altri spunti da altre condizioni di lavoro non ce ne arrivano, no? Cioè siamo sempre molto precari. Questo è un tema che magari affronteremo anche in un altro momento, Giancarlo. Ma quindi, lo so che probabilmente una soluzione non c'è. Ma visto che, così per tracciare uno schemino che poi ci fa arrivare anche alle conclusioni, vediamo in che modo ci possiamo arrivare, viene da sé che visto che stiamo parlando di crescita d'Italia e siamo tutti ben contenti di sentire che il nostro PIL crescerà anche più del dovuto, ma poi dobbiamo fare i conti con la realtà, cosa succede? Aumentano i prezzi, adesso lo dico molto terra terra, aumentano i prezzi e parliamo anche di prezzi relativi a beni di prima necessità, non solo ovviamente di beni secondari. Che comunque insomma dobbiamo considerare lo stesso, non è che possiamo nasconderci dietro al fatto che non siano beni di prima necessità. I nostri stipendi non aumentano, il lavoro è quello che è, perché parliamoci chiaro, come dici tu, ci sono lavori sottopagati, potere d'acquisto che si annienta, quindi come pensiamo di far crescere il nostro paese se il potere d'acquisto anche di noi comuni cittadini non c'è, cioè è abbattuto, no? È qui poi che insomma la riflessione va a fondarsi, Giancarlo, o no? Hai perfettamente ragione, questo è il patto, cioè noi stiamo correndo, diciamo, con una zavorra addosso, per quanto corriamo, però la zavorra pesa e questo è chiaramente l'aspetto che fa sì che diventi tutto difficile, perché purtroppo c'è una sola maniera per uscire da questa situazione ed è quella di crescere, non c'è altra, cioè non possiamo vincere alla lotteria, cioè,
Il singolo, la persona magari può avere l'illusione di comprare un biglietto della lotteria, un poveraccio, voglio dire, di comprare un biglietto della lotteria e avere l'illusione che possa vincere. Uno Stato non può comprare un biglietto della lotteria. Quindi c'è una sola maniera per uscire dalla situazione ed è quella di crescere. E crescere con questa zavorra addosso, io lo ripeto sempre, comunque questa zavorra addosso che si chiama euro è molto più difficile. Se noi avessimo una moneta che diciamo, viene equilibrata rispetto alla nostra economia, allora potremmo correre molto di più. Cioè, purtroppo non ci sono delle ricette perché noi dobbiamo crescere e infatti hai perfettamente ragione. Io vorrei tanto sbagliarmi, vorrei tanto pensare che non solo l'Italia quest'anno cresca del 6%, ma dell'8, del 10. Vabbè, magari, magari. Sarei felicissimo. Ecco, io, beh, anche diciamo, il mio appuntamento settimanale qua con le fonti viene normalmente insomma, pubblicizzato come il. Colui, diciamo, che è un po' un contrarian, nel senso non è politicamente corretto, ecco. Ma io, cioè, questo è quello che penso, cioè, non è una posizione presa così, tanto per fare appunto il bastian No, no, contrario. no, no, ma in questo caso, come vedi, ti seguo abbastanza a ruota, nel senso che anch'io condivido le perplessità in questo momento, poi magari tra un mese la situazione sarà più chiara, la perplessità legata a delle previsioni che lasciano, insomma, intravedere una situazione assoluta, una fotografia dell'Italia abbastanza rosea. Mostriamo proprio in ultima battuta la notizia che a me, l'altro titolo, che era la notizia che mi ha poi fatto prendere coscienza del problema degli stipendi in Italia. Regia, l'altro titolo, eccolo qui. Nel 1990 si guadagnava di più, lo lascerei proprio sui saluti, perché poi magari ripartiremo da qui per analizzare altri gap ancora da risolvere per il nostro paese, che sono sempre comunque legate al tema lavoro, insomma, che è tutto tranne che risolto. Giancarlo, ci vediamo la settimana prossima. Stavi dicendo qualcosa? No. No, Ok. assolutamente. Cioè, sottolineavo il fatto che questo tema mi è particolarmente caro, io Anche quindi a me, anche a ne me. parlo volentieri, ecco. Anche a me, e ripartiremo da qui magari anche la settimana prossima. Intanto ti seguiamo su Finanza in Chiaro e grazie per la collaborazione, Giancarlo. A presto. Grazie a te, Emanuele, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E il tema lavoro è sempre centrale, così come quello delle pensioni. Io adesso vi lascio in compagnia dei nostri approfondimenti, a partire proprio da un'intervista che Alexandra Georgieva ha fatto con Marco Bentivogli, in cui è stato analizzato il tema delle pensioni, perché nella maggioranza si sta respirando molta tensione in questo momento sulle decisioni da prendere in materia previdenziale. Grazie per averci seguiti. Ripartiamo sui mercati alle 14:30, peraltro con la nostra Asset Management TV Week, tutta la settimana centrale sulle fonti TV. Appunto, i nostri approfondimenti, seguiteci sui social e grazie per essere stati con noi fino a questo momento.